In Arcadia, una volta che ho terminato quello che è il mio progetto, posso estrapolare una serie di informazioni. Innanzitutto ho la possibilità di dare un orientamento col Nord, con la Rosa dei Venti. Questo mi dà la possibilità di utilizzare delle funzioni che mi permettono di calcolare quella che è la gestione di esposizione nel tempo della luce solare sulle varie, stanze del mio, edificio e visualizzare anche quello che è l'ombreggiamento. Difatti, nel menu architettura ho queste funzionalità. Io, vedete, io ho creato quello che è un nord cartografico e adesso, posso andare a inserire gestione esposizione. In gestione esposizione mi permette quindi di andare a utilizzare quindi quelle che sono le informazioni regalate dall'angolo del nord della Rosa dei Venti e posso quindi dare dei parametri nel tempo. Quindi ad esempio mettiamo dal 23 ottobre 2024, mettiamo tempo dalle 7 di mattina, ok, mettiamo 7 di mattina. Quindi andiamo, ok, fino alle diciamo tempo di intorno alle 17:43. Misura di intervallo possiamo mettere in minuti, tempo minimo di insolazione, vediamo quanto considerare. Quindi mettiamo minimo, mettiamo 10 minuti, ok. Misura di intervallo ogni 30 minuti, possiamo mettere anche in questo caso a 10 minuti, così andiamo a selezionare il nostro edificio. Possiamo già settare anche determinate ambientazioni, inizio d'estate, d'inverno, equinozio primavera, autunno, in modo da poter settare anche questi parametri, quello che vogliamo considerare, e andiamo a definire appunto quelle che sono i calcoli. Lui va a analizzare l'intero progetto e mi permette quindi di andare a definire quello che è ogni piano terra, piano, vedete i tempi di continui, i tempi totali di report dettagliati per quanto riguarda l'esposizione alla luce nelle varie stanze. Posso generare quindi un report e ottenere come risultato una documentazione di dettaglio su tutte praticamente quelle che sono le varie stanze e quant'altro, e quindi stampare e salvarlo. Lo stesso discorso vale per l'ombreggiamento. Visualizza ombre 3D. Ho la possibilità di dare un inizio di visualizzazione temporale, quindi per esempio dal 23 ottobre dalle 7 fino alla data del 24 ottobre alle ore mettiamo 17, così diamo un'idea. Intervallo tra le visualizzazioni successive di ombreggiature mettiamo ogni 30 minuti, così vediamo un attimo il dettaglio vista dall'alto e posso salvare i frame DVG. Oppure salva con nome, scegliamo il formato MPEG, scambio grafico, mettiamo ok, andiamo a definire una cartella con nome ombre e quindi cliccando su ok lui mi va a generare quelle che sono i rendering per quanto riguarda, mettiamo alto per esterni con una risoluzione e quant'altro come tempi orari scelti e lui automaticamente mi va a creare quello che è la gestione, il trasferimento delle geometrie e quindi elaborare quello che è il video delle ombre, dell'andamento temporale dell'ombreggiamento appunto della mia struttura. Quindi vedete già mi sta renderizzando tutto il trasferimento. Possiamo andare a vedere direttamente anche la preparazione di rendering passo dopo passo e quindi attendere quello che è lo step. Vado a vedere nuova cartella, qui poi mi verranno generate tutte le immagini di elaborazione. Adesso lui sta elaborando e a fine elaborazione otteniamo questo file GIF animato che se lo andiamo ad aprire possiamo notare quello che è l'andamento dall'alto delle luci e ombre nell'arco temporale definito dal sistema.